Mister, di certo non è un felice Natale quello che le farà. E forse la partita è stata condizionata subito da quel doppio giallo di Berardi, una decisione scellerata, insomma, è stata una partita giocata molto bene fino al 34esimo, fino al momento dell'espulsione. Poi è successo un po' di tutto, il Messina ha perso la testa e si ritrova con 4 gol sul groppone. Ma 11 contro 11 abbiamo fatto, direi, una buona gara, eravamo in partita, anche se abbiamo subito 2 gol, ma potevamo riprenderci, poi dopo è chiaro che sono cose che sono recidive, perché Berardi ha fatto la stupidata, l'ha fatta anche a Benevento, l'abbiamo graziato, ma oggi sono veramente arrabbiato, perché questo vuol dire mettere in difficoltà la squadra e questo non va bene, perché ci sta a perdere la casetta, ma non in questa maniera. E qualcuno si deve mettere in testa che qua bisogna sudare, correre, lottare per poter raggiungere la salvezza, perché se no senza quello non andiamo da nessuna parte. Fortunatamente viene questa sosta, viene al momento giusto, però è chiaro che tutti noi dobbiamo fare delle riflessioni. Tutti noi ci dobbiamo mettere in discussione, sono situazioni che, ripeto, perdere la casetta ci può stare, ma non in questa maniera, perché è vergognoso, è irrispettoso nei confronti di una città, è irrispettoso nei confronti di gente che fa chilometri a venire a vedere la propria squadra, quindi su questo bisogna avere rispetto. Io, siccome ho basato il mio lavoro sempre sul rispetto, questo mi fa rabbia e non va bene, quindi sono molto arrabbiato, al di là del risultato e come si è perso, perché già 11 contro 11 venire qua a Caserta non era facile. Se poi dopo ci mettiamo del nostro per far sì che gli altri abbiano vita facile, diventa complicato tutto.